chiaro che parlava. Il romanzo Il lungo inverno, scritto dall'architetto Raffaella Simeoli e pubblicato da Edita Lab, ambientato a partire da fine anni Ottanta, narra il vissuto dell'autrice, caratterizzato da molte prove e mancanze, ma soprattutto da quella forza instancabile che riuscì a racchiudere in brevi, semplici parole, lo scopo del libro. Il volume è stato presentato al Cala Moresca di Bacoli, dove hanno partecipato, oltre all'autrice, con tutta la sua famiglia, anche il console della Repubblica del Benin, Giuseppe Gambardella, e il patron del Cala Moresca, Roberto Laringe. Con Gambardella e il Benin c'è un profondo legame, il sodalizio diplomatico si fonda su un legame di profonda amicizia e solidarietà tra il console Gambardella ed i coniugi Simeoli, nel villaggio di Pentinga, luogo scelto personalmente dal dottor Simeoli in una delle sue missioni umanitarie, sorge una nuova struttura scolastica accogliente ed adeguata ad armonizzare il percorso di formazione dei suoi giovani allievi. Si tratta della scuola Paolo Vive, che reca il nome dell'omonima fondazione. Il giornalista Diego Paura ha sottolineato questo percorso particolare del dolore, che riesce a trasformarsi con un destino benevolo.